Allora, Milly cerca di calmare i giudici, sono acidi e irrispettosi, scrive Camoglio Fra. Acidunculi lo sono. Irrispettosi non direi, diciamo, sono provocatori. Chiaramente noi ci raccomandiamo sempre di essere in ogni caso consapevoli di stare su Rai 1 e di avere una specie di chiave d'accesso privilegiata nei salotti delle persone, quindi di mantenere un certo tono, però poi siamo italiani, no? È il calore della diretta. Proporrei alla Carlucci di fare Ballando con le stelle con i politici che non vogliono sapere di andare in pensione. Fra Luca 1109. Sai che sarebbe una bella idea, solamente che in Rai c'è una circolare da tanti anni che dice che i programmi di intrattenimento non possono, come dire, usare, tra virgolette, personaggi politici, solo i programmi giornalistici, quindi mi dispiace. Pellecchia Ale 83, Ballando deve chiudere. Milly Carlucci ha fatto il suo tempo da Ballando con le stelle a Ballando con le stalle. Ma c'è anche la libertà di non vederlo. Voglio dire, non è che sia così offensivo andare in onda se tu guardi qualcos'altro, no? Chicchi RDL, dico a mamma, chissà che bello presentare Ballando con le stelle, e lei mi fa, l'unico modo possibile è eliminare Milly Carlucci. Beh, spero non fisicamente però, e comunque in bocca al lupo se vuoi fare la conduttrice televisiva. A Chloe underscore blu scrive, ma quest'anno i concorrenti della scorsa edizione non invitati neanche una puntata o nemmeno nel pubblico? No, magari riusciremo alla finale o alla semifinale a fare un grande numero con i concorrenti delle scorse edizioni, così come abbiamo fatto altre volte. Spero proprio di sì. Dottor Max dice: Milly, per una volta di cancelletto, non dire hashtag, per dire appunto cancelletto, non hashtag, ti prego. Posso dire cancelletto, però, siccome in Italia adesso tutti dicono hashtag, che poi la parola inglese è corrispondente, non lo so, mettiamoci un po' d'accordo su quello che vogliamo fare. Anche cancelletto, perché no? Gilbert dice: La Carlucci è morta a metà degli anni 90, quella che vedete a Ballando con le stelle è il suo ologramma. Spero che questo sia un augurio di lunga vita, no? Grazie. PDB Pietro: La Carlucci somiglia sempre di più a Liana Orfei. Beh, Liana è una donna bellissima, carriera lunghissima, quindi lo prendo come un augurio. Umberto Liuzzo dice: Milly Carlucci è troppo lunga, troppo polemica e forse anche troppo costosa. Allora, comincio dal fondo. Troppo costosa no, perché come sai in Rai qui di costoso c'è molto poco, anzi niente direi. Polemica no, io veramente non sono polemica. Lunga, il programma è lungo e purtroppo queste sono le leggi televisive perché come tu sai, finché facciamo, come dire, una specie di corsa tra canali per cui bisogna stare attenti a non chiudere prima degli altri per non soffrire nello share, finché si continuano a considerare i numeri e non tanto la qualità dei programmi, noi saremo sempre costretti a fare orari impossibili e mi dispiace. Allora, Alter Ego 70 dice: Ma ormai il tesoretto a che serve? Ad aiutare chi è in difficoltà oppure a ribadire nuovamente il primo posto? Beh, indubbiamente ultimamente Caroline ha preferito dare il tesoretto al primo classificato per ribadire l'eccellenza di chi era a quel posto, però in realtà può essere usato a discrezione della giuria per salvare qualcuno in difficoltà che loro possono aver involontariamente danneggiato perché magari un'uscita ai primi posti della scaletta fa sì che uno venga tenuto basso con i voti. Insomma, ci sono una serie di possibilità e comunque ancora una volta sono loro che decidono e non noi come autori. Quello che vedete è veramente quello che succede, non c'è tattica o copione scritto prima. E allora tutti gli amici che mi seguono, mi criticano, mi amano e mi odiano sui social, un bacio perché voi siete preziosi. Ciao!